Eccomi con un nuovo video. Oggi non torno con un video natalizio, quindi rompo un po' la catena dei video natalizi che ho realizzato fino adesso, anche se in realtà è ancora festa perché abbiamo ancora il Capodanno e poi la Befana, quindi sicuramente tornerò con altri video che riguardano le festività di Natale, però appunto rompo un attimo lo schema perché desidero parlarvi della mia skincare routine dell'ultimo periodo, perché comunque è una skincare routine che mi sta piacendo tanto, la sto utilizzando ormai da un mese e mezzo a questa parte, ci sono delle new entry per me e quindi appunto desidero parlarvene in questo video. Ci sono alcuni prodotti che utilizzo ormai da appunto un mese e mezzo, se non due, a questa parte, però poi ci sono alcuni altri prodotti che sono subentrati successivamente, quindi mano a mano che li ho acquistati e che li ho provati, però questa combinazione di prodotti mi piace e quindi ci tengo a farvela vedere. Allora, se vedete degli swatches sul dorso della mia mano è perché ho cercato di realizzare un video del make-up più utilizzato di dicembre, che è questo, però ve lo registrerò di nuovo un altro giorno quando ci sarà una luce che non sia artificiale e che sia migliore di questa, perché è uscito un video pessimo e quindi ho deciso di cancellarlo, di non metterlo sul canale. Ho dimenticato di togliere gli swatch, quindi se vedete questi tre swatch sono due matite occhi, una labbra della neve che ho utilizzato di più a dicembre, quindi è un piccolo anteprima. Allora, ho deterso il viso prevalentemente con due prodotti che sono questa, che è una crema detergente di Alterra. Questa me l'ha regalata Valentina del canale La Signorina Rottermeier e mi sta piacendo tantissimo perché è una crema molto molto morbida, soffice, leggera, con olio di jojoba, penso biologico, da quello che riesco a intuire qui. Lei ne ha parlato tantissimo, continua a parlarne tanto nei suoi video, mi ha sempre affascinato e mi ha sempre incuriosito, quindi sono contentissima che lei abbia avuto lo splendido pensiero di farmela provare. Io questa la utilizzo sia al mattino come appunto detergente per il viso, alternata ad un altro prodotto che ho fatto entrare da poco in casa mia, che adesso vi mostrerò, oppure dopo lo struccaggio, quindi dopo aver utilizzato l'acqua micellare, che tra poco vi mostrerò, faccio un'ulteriore passata con questo. Allora, l'altro prodotto per detergere il viso è questo qui, perché? Perché avevo bisogno di un gel detergente che sostituisse quell'Organic che è terminato. Quello me l'aveva regalato Lara, veramente un ottimo prodotto, leggero, soffice. L'ho utilizzato veramente tantissimo, è terminato, quindi ho deciso comunque di prendere un gel detergente perché è un tipo di prodotto che mi sta piacendo molto utilizzare sul mio viso, soprattutto al mattino, perché è molto fresco, fa abbastanza schiuma, quindi mi dà l'idea proprio che pulisca bene. E quindi li alterno, diciamo, cioè ci sono delle volte che ho più voglia di utilizzare un'emulsione detergente come questa, che è quasi un latte detergente, altre che invece ho bisogno di un detergente un po' più forte, un po' più fresco per svegliarmi, e li alterno anche dopo lo struccaggio, quindi dopo l'acqua micellare Avril, che è quella che uso di più, utilizzo o l'uno o l'altro per l'ulteriore passata finale, diciamo. Dopo questi prodotti, al mattino utilizzo il siero intensivo viso, questo delle Driadi, che è un siero che mi sta piacendo tanto. Allora, appena l'ho acquistato, io l'avevo provato tramite campioncino, però quando l'ho acquistato proprio in full size, diciamo che avevo quasi dei dubbi perché mi sembrava un pochino appiccicoso, soprattutto in combinazione con un'altra crema che lo stesso inizialmente non mi stava convincendo. Invece devo dire che con il passare dei giorni, forse utilizzando appunto questo tipo di detergenti per il viso come combinazione di prodotti, la sto trovando veramente buona, soprattutto in questo periodo dell'anno. Quindi io faccio 2-3 pushatine di siero intensivo, questo delle Driadi, questo è l'Argan, ha un odore molto caldo, tipico diciamo dei prodotti che sono a base di Argan, e poi mettevo, anzi perché ormai è terminata proprio in questi giorni di festività, la crema all'olio d'oliva, questa della Dr. Organic. Allora, questa è un'altra crema, questo è un trattamento intensivo super idratante, è una crema da giorno che inizialmente non mi stava affascinando più di tanto, nel senso che ok, come odore è fresco, si sente l'olio d'oliva, però come tipo di stesura lo trovo quasi insufficiente ad idratarmi il viso. Invece devo dire che poi abbinato a questo siero e
utilizzato praticamente tutti i giorni, ha avuto modo di soddisfarmi tanto. Quindi come combinazione di prodotti mi sta piacendo un bel po', perché idrata, distende, illumina, forse perché prima ne utilizzavo poca di crema. Invece adesso ne sto utilizzando un pochino di più, come quantità intendo. Faccio un bel massaggio molto molto più lungo rispetto a come facevo appena l'ho acquistata, e devo dire che adesso la sto apprezzando. È terminata e non so se riprendere la stessa crema e continuare questo tipo di trattamento per il viso giornaliero, oppure se provare quella all'argan, perché mi incuriosisce molto, perché ho visto alcune recensioni, ho letto alcune recensioni, alcuni commenti in cui veniva descritta come una buona crema viso. E quindi vedremo un attimo, ci farò un pensiero e poi vedrò. Il mese di novembre ho utilizzato per la sera questa crema di Veleda, che è la Cold Cream. Non la utilizzavo da sola, ma la maggior parte delle volte l'ho utilizzata spruzzando prima sul viso l'acqua di rose cadite. Come vedete è quasi terminata, devo riacquistarla. Questo perché? Perché è una crema molto molto protettiva, molto grassa, diciamo, molto un trattamento intensivo. In effetti, qua c'è scritto che è un trattamento specifico per pelle secca e disidratata, cura e protezione intensiva. È vero, è una crema veramente molto molto corposa, molto più che grassa, è proprio molto oleosa, quindi ho preferito utilizzarla con questa qui. Quindi facevo una spruzzatina sul viso con l'acqua di rose cadie e poi procedevo all'applicazione di questa. Alcune volte invece che avevo bisogno di una maggiore idratazione, la utilizzavo senza acqua di rose, quindi senza idratare il viso prima con dell'acqua, ma proprio utilizzavo proprio la crema. L'unica cosa è che questa ha un odore veramente molto molto forte. Ci sento comunque l'odore di rosa. Se sentite un rumore strano nella stufa, non so perché sta facendo così, esploderà probabilmente in diretta. Ci sento comunque l'odore di rosa, anche se è diverso dall'odore di rosa del trattamento alla rosa Veleda. Questa l'ho comprata da Ticotà, mi pare anche in offerta, non costa tantissimo. L'ho però poi sostituita, perché è più delicata anche come profumazione, con la crema alla rosa della Martina Gebhardt. Questa l'ho acquistata ultimamente con il Black Friday sul sito Eccoverde. Avevo tantissima voglia di provarla perché avevo provato un campioncino tempo fa che mi era piaciuto molto, e devo dire che spesso l'ho utilizzata anche di giorno, però soltanto quando non utilizzavo il siero. Quindi quando utilizzavo questa non mi veniva da utilizzare il siero come base. Quindi diciamo che adesso che è finita questa crema all'olio d'oliva del Dr. Organic, sicuramente riprenderò ad utilizzare questa di mattina. Non so se però l'abbinerò al siero, perché finora non ne ho sentito l'esigenza. Questa mi piace proprio da sola. Se ha pelle un po' umida, se ha pelle asciutta. È abbastanza corposa come tipo di crema, molto molto idratante, e mi piace tantissimo anche l'odore, perché ha un odore di rosa però molto più discreto, molto più delicato rispetto alla classica profumazione della crema alla rosa Veleda, che comunque è un tipo di crema che a me piace molto, che ho usato molto in passato, però come tipo di profumazione forse questo mi piace di più, è più delicato. Comunque per ora l'ho utilizzata prevalentemente di sera, e diciamo che ho sempre fatto un bel massaggio a tutto quanto il viso, e mi è piaciuta tantissimo. Per quanto riguarda lo struccaggio serale, invece sto utilizzando quest'acqua micellare al Drill, che mi sta piacendo tantissimo. Se vi può interessare, ho girato ultimamente un video dedicato alle acque micellari a confronto, ve ne ho mostrate mi pare 3 o 4, e vi metto casomai il link qui su nel pallino con la i e nell'info box, così vi andate a vedere un attimo anche la recensione più dettagliata di quest'acqua micellare. Mi piace molto, non brucia gli occhi, e la uso di sera appunto per struccarmi prima di andare a dormire o comunque appena rientro a casa. E naturalmente, dopo averla utilizzata, come vi stavo accennando poco fa, utilizzo uno di questi due prodotti per detergere ulteriormente il viso, e spesso vado ad utilizzare un olio che tra poco vi mostrerò, oppure direttamente il trattamento serale. Poi, per quanto riguarda invece i trattamenti che ho fatto in maniera più sporadica,
Sono tre. Allora, uno è l'utilizzo di quest'olio di baobab che ultimamente ho utilizzato prevalentemente per il corpo. Questo l'avevo acquistato a Rotterdam a ottobre. Ne ho acquistato un'altra confezione adesso che ci sono stata durante le vacanze di Natale perché è un olio che si stende in maniera molto facile, molto rapida. Il tipo di packaging è comodo perché è piccolino, sono 30 ml. La profumazione che pensavo avrei odiato. Invece non è male, sa di melone, per me è molto molto dolce, però diciamo che per il viso non è, per il corpo non è male. Forse per il viso aveva un odore un po' intenso, però mi è capitato appunto di utilizzarla prima della classica crema viso, oppure ad esempio il trattamento che facevo dopo una maschera, dopo un peeling, l'ho utilizzato su pelle umida, proprio appunto sul viso. Non sempre, diciamo che mi è capitato raramente, però aveva un bel potere idratante, distensivo, mi è piaciuto utilizzarlo. Poi ho ripreso e sto quasi finendo questo fior di linfaviso. Questo l'avevo avuto come sample gratuito dal sito MacroLibrarsi l'anno scorso quando avevo fatto degli ordini sotto il periodo festivo. Infatti c'è scritto buone feste. Praticamente c'era il calendario dell'avvento sul sito MacroLibrarsi, ogni giorno c'era un regalo diverso, sia di cibo sia di make-up o di cosmesi naturale. Ho avuto la fortuna di ricevere questo, che è della marca Mary Rose. È qualcosa di allucinante, distende il viso in modo veramente differente da tutti gli altri prodotti che ho utilizzato finora. Ce n'è rimasto pochino, lo sto terminando perché pur avendo un PAO di 12 mesi è passato un anno e quindi comunque io cerco di rispettare il più possibile, soprattutto per quanto riguarda i prodotti viso, le scadenze appunto, per non crearmi problemi. Sicuramente essendoci l'alcol dentro potrà stare anche un po' di più, però insomma un anno è passato e sto cercando di terminarlo. Ripeto, non lo utilizzo sempre, lo utilizzo casomai il sabato, la domenica che faccio un trattamento, una maschera, uno scrub, però è veramente qualcosa di fantastico. Pur avendo l'alcol non irrita, distende i lineamenti, rende la pelle veramente liscissima, compatta, meraviglioso. Ho visto il prezzo della full size, mi si sono drizzati i capelli, quindi non credo che lo acquisterò perché costa un bel po'. Comunque, si chiama Fior di Linfaviso se vi interessa, emulsione rigenerante naturale, antigravità, compatta immediatamente le rughe e depura la pelle, è verissimo. Veramente, veramente ottimo. Un ultimo trattamento che ho utilizzato in quest'ultimo periodo, soprattutto nell'ultimo mese, qua c'è l'ultima quantità che vorrei utilizzare questo weekend, è il peeling enzimatico Organic. Ho un sample, però bello grosso, ci ho fatto veramente tantissime applicazioni. È una maschera enzimatica dell'Organic, questa me l'ha regalata Roberta, Robbie Eburn. E da utilizzare sul viso, lasciare in posa una decina di minuti, sentite un piccolo pizzicorio sul viso, sciacquate abbondantemente con acqua tiepida e veramente lisce tantissimo la pelle. Io come cura settimanale, diciamo, cerco sempre di non esagerare con questi prodotti specifici, quindi non li utilizzo tutti i giorni faccio una skincare abbastanza semplice, evitando di utilizzare 2000 prodotti, però poi c'è quel giorno della settimana che più che altro mi dedico un po' più di tempo e mi piace alternare questo tipo di prodotti. Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo e vi sia piaciuto. Questi sono tutti quanti i prodotti che ho utilizzato ultimamente per la mia skincare routine e con cui mi sono trovata molto molto bene. Ci tenevo a girare questo video proprio per ricordarmi un po' la skincare routine di quest'ultimo periodo perché comunque la mia pelle sta bene, insomma, nonostante sia inverno, non ho particolari problemi di secchezza, cosa che invece avevo avuto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, e quindi ci tenevo a mantenerlo in memoria. Fatemi sapere qual è la vostra skincare routine con un video di risposta eventualmente o con un commentino qui sotto, un post su blog, insomma, come preferite voi, e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao! Cares what they see.